tutto questo allarmismo, diciamo, anche attraverso una spiegazione medica, titola io stigma sociale che è collegato a questa patologia, per cui conoscerla aiuta anche ad averne meno paura dal punto di vista della società comune. Angela, il tempo stringe, parliamo del seminario informativo. Allora, il seminario si terrà il 22 febbraio 2020. Siamo ancora un attimo, diciamo, sulle prescrizioni. Poi è meglio dirlo, dirlo, poi lo ricorderemo. Esatto, siamo sulle prescrizioni. Allora, il tema del seminario è disturbi alimentari. Allora, tratteremo intanto l'obesità, l'anoressia e la bulimia. Sono questi tre, diciamo, disturbi che in partenza dall'età giovanile ovviamente hanno delle conseguenze in età adulta, trattati però da questo punto di vista sotto diversi aspetti. Intanto l'aspetto della prevenzione, come ricordiamo sempre, quindi sarà il pedagogista che parlerà dei sani stili di vita da attivare a partire dalla famiglia, un'educazione alimentare che prevede il coinvolgimento di tutta la famiglia, non solo del minore, e l'educazione alimentare sana, attività sportiva che viene abbinata. E nel caso in cui ci sono i primi segni dell'anoressia o della bulimia o dell'obesità, informare anche le scuole. Meno conosciuta la bulimia dell'anoressia, devo dire, per esempio. E quindi, mi è conosciuta perché forse anche a livello mediatico è meno diciamo diffusa, ci sono magari più film che parlano di anoressia piuttosto che di bulimia. Poi, per esempio, la bulimia produce degli effetti medici che a volte sono camuffati, perché ad esempio la persona, spesso donna ma non solo donna, mangia, se buffa e poi vomita. Potrebbe essere confusa il vomito per tantissime altre patologie, anche di tipo medico, un'intolleranza alimentare per esempio. E quindi ecco, fare una buona preparazione, una buona conoscenza a scuola permette di essere più precisi nelle diagnosi e vedere più campanelli d'allarme. E io parlerò della psicoterapia, farò una relazione sulla psicoterapia, e un altro psicologo farà anche la relazione sui correlati neurali, cioè su quali sono le aree del cervello che sono compromesse, quindi tutte le conseguenze mediche. Il seminario si terrà l'associazione Quarto Tempo, un'associazione culturale a Palermo. Allora siamo in fase di attivazione di patrocini. Ovviamente questo seminario è sostenuto anche dal Quadrifoglio Rosa. Infatti mi ha anticipato proprio questo, tra i partecipanti, anzi il primo partecipante lo dobbiamo dire. Il dottor Seppin Bornone, che è presidente, ha subito preso a cuore questa iniziativa. Tra l'altro il Quadrifoglio Rosa si occupa di prevenzione, quindi siamo proprio in pieno cuore. Anzi, approfitto per salutare il dottor Giuseppe Imbornone, faccio anche i saluti da parte sua per le feste. E questo quindi sarà un evento che poi casomai ne riparleremo proprio a ridosso, però quello che interessa è che la prevenzione c'entra tantissimo, che prima di fare una psicoterapia che ha i suoi effetti, tentiamo di eliminare proprio il problema alla base con uno stile di vita alimentare che se viene fatto dalla prima infanzia, poi evita anche il recupero di chili in più, per esempio, cioè diete, queste yo-yo, per cui diete che perdi chili, poi magari fai una dieta equilibrata e poi potesse dipendere, perché ovviamente una dieta non si può mantenere per sempre, ci sono dei ritorni. Quindi ecco, se comunque si mantiene un peso forma nei primi anni di vita, è chiaro che poi non ci sono delle fluttuazioni per cui devi perdere con la paura di prendere chili, quindi si ha un peso forma che viene mantenuto pressoché per tutta la vita. Angela, dobbiamo chiudere, sono okay. 19:46. intanto porto i saluti da parte di Jenny Van Zyl dal Sudafrica.